destra è per bevere, sinistra per mangiare. Sì. Un altro paziente che può tornare a mangiare, siamo sul gruppo. Siamo ragazzi. Sul gruppo, gruppo ragazzi. Privato, mi raccomando ragazzi, non venite in questo policlinico. Non ci venite, ve lo dico io, non ci venite. Mordi l'orecchia qua. No. No, non ci venite con denti, venite no. Senza denti. Dottor Fania, è sudato, guardate che è sudato, ha appena finito un intervento. Una settimana. Quanto si dimagrisce a fare la chirurgia? Quanti? Quanti chili si dimagrisce a ogni intervento che fai? Tutte le donne dipende, vengono. Dipende, 2 chili. No, si suda molto, infatti quello che dico sempre io, a parte che devono lavorare in piedi, si lavora. Perché lavora in piedi il chirurgo? No, per me è meglio, per l'orientire, per... L'orientire? Io non posso lavorare... Seduto? Niente. Tutte le... i chirurghi devono lavorare in piedi perché sei... In movimento, andiamo, devi girarti, andiamo. Muoverti, andare lì, di qua, di lì. Sì. Il controllo è superiore il controllo? Sì, molto meglio. No, sei stanco, no, dopo il risultato è buono. Andiamo e ci vediamo il nostro risultato di sottac. Abbiamo appena finito un intervento, domani è Pasqua, quindi vi volevo fare il video per augurarvi tutti buona Pasqua, non ammazzate agnelli. Non ammazzate maialetti, lo dico per la Sardegna, ok? Solo mangiate quelli che si suicidano da soli. Non, ecco qua, abbiamo fatto per esempio un intervento, non inquadriamo il nome. Faccio solo vedere l'RX. Abbiamo messo, ma questo gli manca un pezzo qua. Questo è il nervo, qui. Aspetta, quello è il nervo. Questo è il nervo. Quello è un altro qui. Nervo. Tutto a posto. Carichiamo 4 impianti, non 6. Facciamo il carico immediato qua, dobbiamo... Che qui in laterale non abbiamo gengiva e l'osso. Adesso ho aggiungiato la gengiva, l'osso. Si ritorna al paziente dopo 4 mesi. Cosa hai fatto adesso? Hai fatto l'innesto di ossi e... No, hai detto hai innesto di gengiva. Hai aggiungiato la gengiva. Aggiunto, no. Va bene anche aggiungiato, si capisce uguale. E questa è la situazione, allora, questo è lo short implants, sono impianti leggermente più corti, non convenzionali, che si usano 7 mm quando c'è poca distanza dal nervo. Davanti ci sono degli impianti convenzionali e lunedì invece ci sarà la parte estrema, quella che a noi piace di più, più interessante, che è la ricostruttiva, di, anche se ne mascellare ricostruirò, farà solo zigomatici. Con mini rialzo, qua metteremo, questo è un caso, quello che state vedendo, da impianti zigomatici. Qui davanti non abbiamo niente l'osso. Vedete, quando noi abbiamo casi estremi, l'osso naso, non c'è più. Qui è il bocca. Questa è tutta la cavità del naso, qua dietro invece abbiamo le cavità dei seni mascellari. Dove li metti gli impianti se qui non c'è più osso? Qua, negli zigomi. Questi sono gli zigomi. Si mette l'impiantino qua, questo nello specifico è un caso molto semplice perché lo zigomo è molto grande. Molto grande, sì, e l'altro qui, si mette zigoma. Qua. Guarda. Facciamo vedere lo zigomo. Guardate quanto osso abbiamo qua a livello di osso zigomatico. Boom, un centimetro e mezzo per quasi un altro centimetro e mezzo. Quindi è un molto caso molto questo bene. Che si può fare tranquillamente anche senza guida. L'impianto dov'è che passa poi? Qua si mette l'impianto e qua ci sarà il braccetto che unisce. Ok, 39 mm più o meno. In 37, realtà anche 5. Un po' di meno, sì. E quindi niente, noi ci fermiamo giusto domani, ma noi qua in Moldavia non è Pasqua domani, da noi Pasqua è? Dopo una settimana. Dopo una settimana. La Moldavia è un paese un po' strano perché si fa due volte il Natale, due volte il Capodanno, due volte la Pasqua, si festeggia e poi si festeggiano oltre che i compleanni anche gli onomastici, come se fosse un compleanno, anzi più importante del compleanno quasi. Questo è lo... Ci sta facendo vedere le sezioni di dove sono stati posizionati gli impianti. Fai nervo. Vedere, indica, ecco quella zona del nervo e questo è l'impianto. Qui è aggiungiato l'osso. Qui sì. Abbiamo, cosa hai detto? Qui aggiunto. Hai aggiunto l'osso. Bene. Qui e dove c'è il nervo. E dopo abbiamo l'impianto. Pianto dentale che occupa tutta la zona spongiosa dell'osso. Qua abbiamo aggiunto anche osso esterno. Hai correttato la direzione di impianto. Corretto hai corretto aggiungiato rectato
Parli come Moldavo, veramente. Andiamo avanti. Questo è l'altro impianto. Sì, andiamo avanti. Tutta la zona esterna ha fatto tutti i innesti qui, di osso e gengive. Qui l'impianto è vicino e nervo intero. Andiamo avanti. Un altro short implant. Quanto abbiamo di distanza dal nervo? Misura la distanza dal nervo. C'è, dovrebbe essere almeno 1,5 mm. Eccolo qua. 1,5 mm di distanza dal nervo. Super. Bene. Bene, quel che inizia bene ed è il weekend. Ora dove te ne vai? Ciao. Spa, a rilassarti. Spa. Dove te ne vai? Non lo so. Spa. Ah. Spa, a rilassarti. Ah, a rilassarti. Un saluto, buona Pasqua a tutti, mi raccomando quello che vi ho detto. Ok, non fate fuori agnelli.